Buongiorno family, finalmente ho tolto la seta, sì, c'ho rimasto soltanto la secret, che è quella comunque la faccio il 10 minuti al giorno, poi verso giugno, luglio, che inizia a fare molto più caldo, la secret attira il postiglio. Ora mi vorrei andare a pulirmi un attimo la scala, che sono le 9.45. Mi vorrei anticipare perché domani è domenica e me la vorrei fare oggi, anche perché fa proprio schifo la scala, perché sanno lavorato a fianco, sanno pittando, non so cosa stanno facendo, e la scala è tutta sporca e la signora che deve venire ad abitare non prende l'iniziativa, come si dice, di spassare, di lavarla. Me la vado a fare un attimo io. Cuccia, me la vado a fare un attimo io, me la spasso e me la lavo, perché è inquattabile. Fino adesso sempre la scala pulita, ordinata tutta la settimana, pulita, ogni settimana me la lavavo. Mo è proprio inquattabile, per cui ho detto mo me la vado a fare un attimo io. Tanto per oggi a pranzo faccio questo qua. Cuccia, questo prodotto di vetture con le cocciorelle. Aspettate, non mi ricordo come si chiamano, le voglio fare lumachine, mi sembra. Yes, eccole qua, queste qua lumachine, e le faccio con queste. Ora io mi metto e vado a farmi la scala prima che si faccia più tardi. Ho fatto la scala, ho fatto mangiare anche alle principesse, e lì ci sta la bistecca sempre vicino. Sto facendo bollire l'acqua per noi, per cucinare per noi, perché sono le 11.25. Per le 11.45 mio marito deve già mangiare, poi dopo faccio l'impasto della pizza, e dopo fatto quello mi ordino tutta la cucina. La spazzatura purtroppo la devo mettere fuori al bancone, perché questi giorni non lo so cosa se c'è ciò, però non lo so cosa c'è, ma la spazzatura non se la stanno venendo a prendere, per cui lo devo mettere fuori a bancone. Dopo metto le buste pulite e queste qua le metto fuori a bancone e aspettiamo che si prendano un po' di spazzatura, perché tutto il mio paese, il paese dove abito io, è pieno di spazzatura dappertutto, perché non lo stanno venendo a prendere. Io ora continuo, aspetto che l'acqua bolle per la pasta. Intanto metto la tavola e ci mettiamo dopo quando faccio la pizza.
Avete visto che ho fatto l'impasto della pizza, mi sono pulito il lavello, mi sono passata l'aspirapolvere per terra la cucina. Ora mi sto guardando qualche video, ho lavorato al blog che dovevo lavorare. Adesso ho entrato i panni da fuori, li devo piegare assolutamente perché li ho tolti da fuori e me li voglio sistemare. Quelli là che devo stirare li metto nella cameretta e se qualcosa domani mattina dopo fatto i servizi stirerò un attimo. Adesso, dopo piegati i panni, vado giù dalla mia amata vicina. Poi salgo, faccio cuocere la pizza e poi, quando viene mio marito, ceniamo e poi me ne vado di nuovo giù perché stasera inizia c'è posta per te e io me la vado a vedere con la mia vicina. La pizza sta nel forno, eccola lì. Ora aspetto soltanto che si scioglie la mozzarella sopra. Ho messo anche la tovaglia per mio marito, per quanto viene, perché sono già le 20:15. Sì, le 20:15. Eccetto che deve mangiare lui perché ho mangiato giù dalla mia vicina. Mio marito già lo sapeva che io mangiavo giù dalla mia vicina, per cui non ha detto niente e ora mangia solo lui. Io ho mangiato giù perché poi alle 20:50 circa, alle 21, te urgente giù per vedere c'è posta con te con la mia amata vicina di casa, la mia Caterina. Per cui faccio mangiare a lui e poi cento io, anche se tua vocetta quanto sarà un po' iniziata, che me la vedo qua, fa niente, poi me la continuo a vedere giù da Caterina, che comunque mio marito viene sempre alle 21 e 10, 21 e 15, per cui aspetto che viene lui, poi lui mangia e io me ne vado giù. Credo che o vi saluterò dopo quando vi faccio vedere la pizza finita, oppure saluterò domani mattina quando inizio l'altro vlog. Ora vedo. Mezzanotte e 51. Io vi saluto, vi mando un bacio. Ci vediamo domani con un nuovo vlog.